da Firenze. Oh, dai, siamo a Napoli, dai, oh, un discorso si chiude qua. Punto e basta. L'idea del film nasce da un soggetto che avevo per un video, che poi non si è mai fatto. È rimasto nel cassetto per qualche anno e nasce anche dall'esigenza di raccontare un mondo, un immaginario che io ho sempre vissuto da lontano, in curva, quando ho cominciato a seguire il Napoli, che è la squadra per cui ho sempre tifato, ma che ha anche significato qualcosa in più, oltre al tifo e basta per me. Ehi, Maika! Se mi fai fare una bannata, come passa la cosa, arrivo fino a Punticello. Oh, ma la casa è una trita, tutti e due, stanno sempre andando pazzi. Ah, perché ci vuoi portare a casa dove? Anche una storia sul fatto che il destino non si possa cambiare. La storia di un uomo che in realtà si discosta proprio da quello che è il suo quotidiano, il suo passato, e prova a trovare altre strade. Questo personaggio è già diviso in due. O Moican sta sempre della parte degli Ultras, e Sandro che non ne vuole più sapere, anche perché conosce questa donna che si chiama Terry e inizia insomma a innamorarsi, sta conoscendo un altro aspetto della vita, ma perché no, l'amore. Francesco Lettiere mi sta dando molta fiducia su set, mi fa improvvisare, poi facciamo la prima, lui viene, cioè, togliamo questo, aggiungiamo questo, fattela tu, facciamo così, prendiamo le misure, diciamo, delle scene, e man mano si va avanti. Il film, da un punto di vista fotografico, è molto complicato perché ci sono molte location. Abbiamo cercato di creare una palette colore che si fondesse con la realtà preesistente, quindi cercando di non cambiare l'aspetto visivo della città, perché è un aspetto molto molto cinematografico, secondo me. Gli Ultras per me, cioè sì, sono come una famiglia, una vera e propria famiglia, perché sono uniti da un'unica passione che li accomuna tutti, che per me lo stadio, cioè da piccolo era un'altra cosa, perché cioè, venivo qua a Dindo, era bellissimo, cioè era la mia seconda casa da piccolo. E la stessa emozione la provo adesso sul set. Terry è una persona completamente estranea al mondo del calcio, inteso come tifoseria e tutto ciò che è il mondo del nostro protagonista Sandro. Con lei lui è veramente l'opposto di tutto ciò che rappresenta invece nel suo proprio mondo, cioè dove lui comanda, è forte, è duro, e con lei lui proprio si squaglia, diciamo così. Ho avuto la fortuna di lavorare con Nicola Giuliano, con Indigo, per questo film che è molto ambizioso, proprio dal punto di vista della difficoltà di tante scene, di tante scene in assa, un mix di attori professionisti e non professionisti. Sono riuscito a portare con me i miei collaboratori di sempre, con cui sono cresciuto, e la squadra è veramente una squadra, una famiglia. E poi ci sono tanti attori giovani, come Simone Borrelli, Daniele Pecorito, di una nuova generazione napoletana, che secondo me faranno grandissima strada. This is where I wanna be.